Adesso andiamo a girare una scena. Nel soggetto che avevo scritto si svolgeva in una cucina. Filippo, lo sceneggiatore, ha deciso di ambientarla in un negozio di bomboniere, che è il negozio di Rosaria. E quindi capiremo che in fondo forse a Rosaria Tonino un po' le piace. Vedremo Braciola diventare Teodolindo, quindi sempre con qualche oggetto clownesco, ma come dire, un po' più in borghese, è diventato un po' più serio rispetto a come l'abbiamo visto fino adesso. Sta per morire Tonino, il cattivo, perché questo clown che non riesce a far ridere mai nessuno, l'unica volta che ci riesce ammazza il cattivo per quanto lo fa ridere. Io scendo così. Beh, un genio, ha fatto una morte incredibile con una risata fatta all'istante senza mai essere provata prima. Tu questa la tagli? Un po' di sughero, sta sempre bene, sulla scalata.